Un'intensa preparazione militare caratterizza sempre più la nostra vita nazionale. Ecco ufficiali ed allievi ufficiali ad un corso teorico-pratico sui motori a scoppio, una delle tante attività con la quale si svolge l'apprestamento di mezzi e di uomini destinato alla progressiva motorizzazione del nostro esercito. I motori a scoppio sono sottoposti a durissimi collaudi, come in questo caso al funzionamento a bassissima temperatura in una cella frigorifera. Il quadro di comando fuori della cella e il termometro per il rilievo della temperatura consentono il controllo del collaudo e del compressore, che può realizzare 60.000 frigorie ora. Così la potenza alla ruota di questa motocicletta viene rilevata al freno dinamometrico. In questo banco di prova si verificano le pompe di iniezione e taratura degli iniettori di motori a ciclo diesel. Qui si collaudano gli equipaggiamenti elettrici a bordo di automezzi. Ecco magnete e spinterogeno sottoposti a rigoroso esame. Questo indicatore piezoelettrico rileva invece il ciclo di un motore, la potenza del quale si misura con freno dinamometrico.